Boko Haram ha inviato un video che mostra 50 ragazze velate dietro un combattente del gruppo. Si tratta del terzo filmato diffuso sulle 280 ragazze rapite nell'aprile del 2014. Di queste quasi 220 sarebbero ancora nelle mani dei terroristi che ora richiedono il rilascio di alcuni combattenti in cambio della loro liberazione. La Chiesa non ha bisogno di burocrati e di dirigenti funzionari, ma di missionari appassionati, animati dal coraggio, dall'ardore e dalla prossimità, capaci di commuoversi e sostare dinanzi ai disagi e alle povertà materiali e spirituali. Questo è il messaggio di Papa Francesco nell'Angelus di ieri. Lo sceriffo della contea di Milwaukee ha richiesto la mobilitazione della Guardia Nazionale in seguito alle tensioni della notte. Dopo l'uccisione di un ragazzo afroamericano da parte di un agente di polizia durante un inseguimento, centinaia di persone sono scese in piazza e le proteste si sono trasformate in violenza con diverse auto date alle fiamme. La polizia thailandese ha trovato e fatto detonare altri 5 ordigni dopo quegli esplosi nei giorni scorsi che hanno causato la morte di 4 persone in diverse località turistiche del paese. 2 ordigni erano in un mercato a Wang Hin, uno a Phuket, mentre altri 2 sono stati trovati a Phang Nga, sempre nei pressi di un mercato. È stato sentito ieri dal PM della procura di Vibo Valentia Alex Orfei, l'uomo di 31 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del collega Werner De Bianchi di 36 anni, avvenuto al culmine di una lite per il mancato pagamento di un debito a Santa Domenica di Ricavi in Calabria. Ryan Lochte e altri 3 nuotatori USA sono stati rapinati nella notte di Rio mentre tornavano al villaggio atleti da una festa. I 4 sono stati fermati da 3 persone vestite da poliziotti che armi in pugno gli hanno derubati di soldi ed altri beni per poi lasciarli andare. Dopo 6 anni la Ducati torna a vincere un gran premio. Ieri sul tracciato di Spielberg in Austria, Andrea Iannone e Andrea Dovizioso hanno centrato una splendida doppietta per la rossa di Borgo Panigale. Terzo posto per Jorge Lorenzo che ha preceduto Valentino Rossi. Marc Marquez, quinto, mantiene la leadership nel mondiale con 43 punti di vantaggio sul mallorchino. Ancora un oro per Nicolò Campriani dopo quello dai 10 metri è arrivato anche quello nella carabina 50 metri 3 posizioni. Non ne avevo più, l'oro di oggi è stato un regalo, è stata una settimana pazzesca, le parole dell'azzurro. Argento al russo Kamensky e bronzo al francese Raynaud. Una straordinaria Tania Cagnotto conquista il bronzo nel trampolino da 3 metri all'ultimo tuffo. È la sua prima medaglia in singolo in un'Olimpiade, l'unico risultato che le mancava. Tania ha realizzato il suo record personale in una finale con 372 punti. Oro ed argento alle cinesi Shi Ping Mao ed Ezzi. Giornata di Ferragosto soleggiata su tutte le regioni, da segnalare qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi, dove è possibile qualche fenomeno, mari generalmente calmi o poco mossi.